A nome del Cladio Sturzo vi ringrazio della vostra presenza, ringrazio le autorità civili e religiose qui presenti e vi auguro che, sperando che questa serata vi piaccia e vi serva per la vostra cultura. Prima di incominciare la serata, ci sarà un piccolo video introduttivo, dopodiché inizierete a sentire i nostri oratori che ringrazio di aver dato la loro disponibilità a venirci a raccontare l'enciclica del Papa. Grazie. Bene, buonasera a tutti, benvenuti anche da parte mia, grazie di essere intervenuti questa sera così numerosi. Abbiamo cominciato un po' così, giocando con le note e la sigla storica di Guerre Stellari. Voi vi direte, ma come mai questo inizio così un po' bizzarro? In realtà, anzitutto, lasciatemi ringraziare l'autore di questo audiovisivo che è Filippo Goi, che là in fondo ringraziamo, vi invito a ringraziarlo con un applauso. Grazie Filippo. Ma quando abbiamo pensato a questo momento di riflessione su questa storica enciclica, abbiamo pensato, constatando un po' la vita di tutti i giorni e pensando alla storia dell'uomo, certo che con tutto quello che l'uomo ha combinato, magari anche cadendo nelle sue debolezze, non sempre per una propria colpa voluta, ma per inconvenienti, per confusione. Ci sono stati motivi per cui perdere la fede, ma nonostante tutto quello che è accaduto, la fede continua ancora a colpire miliardi di cuori. E allora ci è venuto in mente il titolo di uno storico fortunato episodio di Guerre Stellari, vi ricorderete, l'impero colpisce ancora. Allora abbiamo pensato, Lumen Fidei, la fede colpisce ancora. D'altronde, a pensarci bene, anche la saga di Guerre Stellari, ancorché un film di successo, ma di fantascienza, che cos'è alla fine? È sempre la lotta del male contro il bene, e il bene che alla fine, nonostante molte ferite, riesce ad avere il sopravvento. Non c'è un riferimento preciso a religioni o a credi di qualsiasi tipo, però anche lì si parla di una certa forza, che la forza sia con te, vi ricorderete. E allora anche quello stava a significare che antropologicamente nel cuore dell'uomo una ricerca della fede ci deve sempre essere. E oggi viviamo in questo anno che si è appena concluso della fede e siamo proprio a cavallo fra la chiusura dell'anno della fede, voluto da un Papa, Benedetto XVI, portato a termine da un altro, Francesco, e ora siamo nel periodo dell'Avvento. Ci è sembrato quanto mai una coincidenza proficua per mettere a frutto quanto è stato illustrato da questa enciclica che si può definire storica, se non altro perché per la prima volta nella storia, ancorché sia firmata da Francesco, perché ufficialmente un'enciclica può essere tale se firmata solo da un Papa, come sappiamo per ammissione dello stesso Papa Francesco, gran parte del lavoro era già stato eseguito da Benedetto XVI. E questo è molto bello perché dimostra come due figure così diverse fra di loro, pensate, Benedetto XVI, Ratzinger che viene dalla Germania rigorosa, Bergoglio dall'Argentina caliente, il primo che ha passato la vita fra le cattedre e i libri, il secondo fra le metropolitane, fra la gente, uno piace Mozart, all'altro il tango, insomma due personalità così diverse eppure così unite, così concordi sui temi fondamentali, quale appunto quello della fede. E lasciatemelo dire, è proprio vero che lo Spirito Santo è il più grande sceneggiatore della storia che non ci lascia mai annoiare e ci regala sempre dei colpi di scena, delle bellissime sorprese. Neanche i fantasiosi autori cosiddetti vaticanisti che scrivono tanto il Vaticano avrebbero mai immaginato che un giorno avremmo avuto due papi, certo, uno regnante, uno emerito, ma tutto sommato a pochi metri di distanza e in armonia fra di loro e ci hanno regalato questa stupenda enciclica che stasera vogliamo conoscere meglio, approfondire e per questo abbiamo degli autorevoli relatori che ora vado a presentarvi e invito qui sul palco man mano che presento. Cominciamo dal padrone di casa, infatti siamo qui ospitati all'Istituto Padre Luigi Monti, allora padrone,
chiamerei, e vi invito a cogliere con un applauso, non posso dire che è un teologo perché lui non vuole che dica che sia un teologo, al massimo posso dire che ha preparazione di teologo, però non dico che è un teologo, intanto l'ho detto 4 volte. Allora, accogliamo padre Aurelio Mozzetta. E poi nella nostra Saronno, che è un po', come si può dire, un territorio di elite in Italia, abbiamo anche un esimio professore di storia della pedagogia ed educazione, ed insegna all'Università di Modena ed Reggio Emilia, il professor Fulvio De Giorgi. E poi un altro relatore è dottore in ricerca di storia antica, precisamente presso la cattedra di storia della Grecia antica, esatto, ma anche imprenditore nel settore delle materie plastiche. È Marcello Bertoli. Bene, allora io direi che ho parlato a sufficienza, adesso entriamo un po' nel vivo. Padre Aurelio Mozzetta, molti di voi, visto che qui la maggior parte sono saronnesi, lo conosceranno, tiene anche dei bellissimi incontri una volta al mese di domenica per la serie La Primavera Montiana, ed è seguito con sempre più frequenza, quindi conosciamo tutti il valore della sua preparazione, quindi non devo spendere più altre parole. Anzi, padre Aurelio, ci dica un po' le sue riflessioni, i suoi approfondimenti che ha avuto leggendo appunto la Lumen Fidei. Grazie. Parto da una data, 5 luglio 2013, la prima enciclica di Papa Francesco, Lumen Fidei, viene presentata in sala stampa il 5 luglio di questo anno. Il testo porta la data del 29 giugno, solennità dei Santi Pietro, primo Papa, e Paolo. Come è noto, il testo include il lavoro precedente di Benedetto XVI, il quale avrebbe voluto completare con un documento sulla fede le sue due precedenti encicliche su Carità e Speranza, Deus Caritas Est e Spe Salvi. Oltre all'enciclica, quel 5 luglio venne annunciata la canonizzazione di Papa Giovanni XXIII e di Papa Giovanni Paolo II. E nello stesso giorno il Papa Francesco e il Papa Emerito Benedetto si incontrarono nei Giardini Vaticani per inaugurare insieme la statua di San Michele Arcangelo, grande campione della lotta del bene contro il male. L'enciclica a quattro mani coagulava in questo modo, misterioso e simbolico, la presenza di quattro sommi pontefici, campioni del bene, e idealmente rimandava Pietro come quinto, anzi come primo tra di loro, ognuno con il proprio stile, con il proprio volto, con la propria parola, ma certamente si trattò di una occasione straordinaria per trovare collegate tra di loro persone che hanno incarnato la presenza dello Spirito in mezzo a noi. L'enciclica ovviamente presenta una sola figura, quella dell'unico Papa Francesco, mentre l'unità al testo rende praticamente impossibile individuare gli apporti dell'uno o dell'altro. Il testo unitario conferisce visibilità all'unità dello Spirito, che genera continuità e non contraddizione, trasmissione dell'unica fede, professione dell'unico Signore, teologia e carità, profilo alto o carattere popolare, parole colte o linguaggio quotidiano si incontrano,
si mescolano, si sostengono e si completano a vicenda per poter esprimere l'unità e l'universalità del messaggio nella diversità delle persone che lo incarnano o che lo ricevono. Insomma, quel 5 luglio è stato veramente un momento di kairos, di presenza dello Spirito del Signore Gesù in mezzo a noi. Dice il Papa al numero 4 dell'enciclica: la fede è l'atto più alto della ragione e della dignità umana. Essa non abita nel buio, ma è una luce per le nostre tenebre. È capace di illuminare tutta la nostra esistenza. È luce che viene dal futuro. La fede fa grande e piena la vita. Bruno Forte, arcivescovo di Chieti, nel suo commento afferma che la prospettiva pagana era senza speranza, perché il mito dell'eterno ritorno, un tempo circolare, condannava gli uomini a un cieco girare su se stessi, con l'inevitabile ripetersi di dolori e di miserie. Non esisteva una beatitudine eterna. I profeti ebrei, al contrario, hanno dato valore alla storia. Il tempo è lineare e cammina, va sempre avanti e cammina verso un punto finale che è Epifania dell'Altissimo, tramite temporanee manifestazioni lungo la storia. Alla nostra riflessione di oggi e sull'oggi, mi pare importante dire che sia personale questa riflessione o che sia comune di insieme, dobbiamo fare in modo di guardare sempre alla storia e non soltanto al tempo breve del nostro tempo. Guardare sempre all'unità del disegno storico. Il mio incontro con l'enciclica, ho letto l'enciclica subito dopo che era uscita. Di solito mi basta così, con un documento della Chiesa, che poi dopo uso nelle diverse occasioni, le omelie, le catechesi, le conferenze, gli incontri. E avevo appunto preso il testo, il primo testo uscito, che è questo. Questa volta però ne ho comprato una seconda edizione, ed è questa. Soprattutto perché sono stato spinto dalla curiosità, lui non lo sa, adesso lo dico, del commento del professor De Giorgi, di Fulvio De Giorgi, e della lettura in senso pedagogico che egli dà dell'enciclica. E così l'ho riletta una seconda volta, accompagnato dai 6 autori che qui in questo testo fanno il loro commento dell'enciclica. L'ho studiata un po' di più e ne ho ricavato una 30 di cartelle che ho messo via per eventuali usi successivi. Non potevo certo immaginare che il dottor Carlo Mazzola, presidente del club Don Sturzo, mi avrebbe chiesto di organizzare una serata di presentazione dell'enciclica. E qui non posso non rilevare come il Signore a volte gioca con noi, come un bambino un po' birichino. Di fatto siamo qui stasera a dialogare sulla Lumen Fidei, essendoci prima inconsapevolmente incontrati nello spirito intorno ad essa. E allora qui viene una seconda affermazione dell'enciclica stessa che mi pare fondamentale. È impossibile credere da soli. Il Papa dice proprio così: è impossibile credere da soli, perché la fede non è semplicemente un'opzione individuale né un rapporto isolato io-tu, io-Dio. È possibile dire credo perché possiamo dire crediamo. Per questo la fede si vive in una trama di rapporti che sono soprattutto rapporti di intimità, di amicizia, di amore,
all'interno della famiglia e all'interno della Chiesa, che è famiglia di famiglie. E sono ciascuna di esse, famiglia e Chiesa, a diventare madre della nostra fede e a farsi strumento di trasmissione della stessa. E qui mi viene una riflessione abbastanza amara. Quello che è in crisi radicale oggi è proprio questo, la nozione e la struttura della trasmissione della fede. Forse voi conoscete questi due libretti che hanno avuto abbastanza fortuna di Don Armando Matteo. Il primo è La prima generazione incredula, in cui egli afferma che per la prima volta la generazione giovane in Italia non conosce Dio. E il secondo è La fuga delle quarantenni, il difficile rapporto delle giovani donne con la Chiesa e quindi la crisi totale della trasmissione, perché le giovani mamme non trasmettono più ai propri figli la fede. Un terzo punto mi pare essere la figura di Francesco. È l'elemento più coinvolgente del discorso. Egli si impone per la sua non impositività. Apparentemente senza proclami e programmi, egli sta cambiando la Chiesa, con mano soft, con voce familiare. Ci sono già dei fatti, delle cose, delle situazioni che dopo Francesco non potranno più essere come prima. Il Papa non si sente invaso, né inquinato, né sente messo al rischio il proprio potere dal fatto di essere toccato dalla quotidianità, dalla gente normale. Eppure sono già iniziati, e non da ieri, i tentativi di mislettura dei segni. Uno dice: è tutta tattica, non è vero nulla, è solo pretesa, messa su per qualche fine nascosto. Un altro dice: sono tutte parole, in realtà non cambia nulla. Un terzo dice: è tutto molto banale, non c'è sostanza, non c'è dottrina solida, come era quella di Ratzinger, come era quella di Giovanni Paolo. Un quarto dice: è uno sforzo inutile, tanto la curia più forte si mangerà Francesco e non se ne farà niente. C'è un sacco di cosiddetti buoni cristiani che viaggiano bellamente sulle ali del fondamentalismo nostalgico e vedono in Francesco crollare le loro pretese di essere gli unici veri cattolici fedeli. Quando Francesco grida ai preti: portate addosso l'odore delle pecore, il linguaggio non sarà raffinato, ma è aderente al Vangelo, che parla di pecore e di pastore. Vangelo del quale, per inciso, quel sacco di cristiani buoni sembra aver dimenticato l'esistenza, in favore di infiniti maîtres à penser, maestri del pensiero odierno. Provate a pensare a Corrado Augias, tanto per dirne uno. Francesco dà una spallata poderosa e mortale a tutto il clericalismo di cui è intessuto l'ambiente ecclesiale. In Brasile ha detto: il clericalismo ha lasciato tanti feriti, bisogna andarli a curare questi feriti con la misericordia. E chiede di mettere al centro la povertà, la solitudine, l'ingiustizia, gli ultimi. Una fede è possibile solo se portata da un amore incarnato nella sofferenza dell'uomo odierno. Quando Francesco afferma: se una persona è gay e cerca il Signore e ha buona volontà, chi sono io per giudicarla? Oppure quando afferma: chi sono io per dire qualcosa di fronte a quella donna divorziata
che si è sposata di nuovo e questo matrimonio è felice e ha 5 figli e vive felice. Chi sono io per giudicarla? Ecco, con queste parole il Papa sta letteralmente sgretolando l'impianto corrente del giudizio morale in favore di un regime di misericordia non limitata da alcun attributo e da alcun pretesto. Credo, ha detto ancora in Brasile, che questo sia il tempo della misericordia, sia l'occasione, il kairos per la misericordia. Quando Francesco dice che la Madonna non è un capufficio delle poste per inviare messaggi tutti i giorni, sta autorevolmente facendo giustizia di una pretesa fede, di una parafede, di una fede inventata, di una fede non vera, di una fede da poppanti, da bambini, da lattanti, fondata su effetti mirabolanti, e sta facendo giustizia di una apparente mariologia basata su rivelazioni, buttando all'aria non pochi castelli e costrutti cultuali, devozionali, catechetici, programmatici. Nell'enciclica lui dice: noi possiamo credere soltanto tramite Cristo. Solo tramite Cristo è possibile la fede. La fede è una partecipazione al suo modo di vedere. Egli è colui che ci spiega Dio. Di Cristo noi abbiamo fiducia. Di Cristo noi abbiamo gli occhi. Non c'è altro nome sotto il sole, dice San Pietro, nel quale possiamo essere salvati. E non c'è altro essere, in cielo o sulla terra, che possa aggiungere rivelazioni e parole a quelle già dette da Cristo. L'aumento esponenziale di fenomeni e di rivelazioni non è un segno di luce della fede, ma dell'esatto contrario, dell'offuscarsi della fede, del suo diluirsi, del diradarsi, dell'indebolirsi della fede. E mi sconvolge non poco il grido di Joseph Ratzinger, prima che fosse eletto Papa, quando denunciava l'esito catastrofico della catechesi moderna. Senza voler condannare nessuno, dice Ratzinger, è evidente che oggi l'ignoranza religiosa è tremenda. Basta parlare con le nuove generazioni. Nel post-concilio, evidentemente, non si è riusciti concretamente a trasmettere i contenuti della fede cristiana. E non posso non pensare a tutto l'impianto di controcatechesi che si oppone alla nostra catechesi. Questa controcatechesi mondana che ci viene ammannita tutti i giorni dalle televisioni, dai mass media, come un suono onnipresente di sottofondo della nostra quotidianità. Un annuncio che continuamente esalta e sottolinea eroi negativi, che giustifica come accettabili espressioni equivoche e immorali, che proclama valori facili, cioè non valori, quelli che accarezzano la pancia, che ci fanno star bene. E ognuno sa che tutto questo serve soltanto ad acquisire e mantenere il potere sulla testa della gente, perché in questo modo, facendo così, si ha potere distruggendo, irridendo e svuotando tutti i riferimenti di valore, appunto, che vengono dati dalla patria, dalla famiglia, dalla religione, dalla buona educazione, dal galateo, dalla politica e avanti di questo passo. Talvolta mi viene da pensare che tanti tra di noi non si sono neppure accorti che tutto questo sta succedendo, che l'alluvione delle banalità ha invaso i nostri campi e l'acqua lambisce la porta di casa. Basta soltanto guardare il collateralismo di tanta gente di chiesa, preti e laici, a politici che sono scaltri e affabulatori, che camminano su un terreno che tocca la criminalità, ma che diventano accettabili solo perché dicono che sono
contrari al divorzio o all'aborto. E a me sembra che noi andiamo avanti ancora con risposte piuttosto dilettantesche, con trasmissioni radio-televisive dal livello di maturità poco più che adolescenziale, le quali non solo non comunicano ciò che proclamano, ma contribuiscono potentemente alla reazione di rigetto, ad approfondire il solco tra l'annuncio e il fedele. Francesco è un appello alla serietà. Francesco è un appello alla responsabilità. Francesco è un appello ad alzarsi in piedi e a dire basta. Oltre questo limite non si va. E chi ci va non è cristiano, non sta nella Chiesa. E poi arriva l'Evangelii Gaudium, la gioia del Vangelo, l'esortazione apostolica che è uscita pochi giorni fa. Dobbiamo accorgerci, al di là del fatto che qualcuno abbia detto che è un documento un po' terremoto, perché sembrerebbe andare contro chissà che cosa, non va contro assolutamente niente, dobbiamo però renderci conto che il centro attorno al cui si svolge e si sviluppa il discorso è la gioia, la gioia. La gioia dolce e confortante di evangelizzare, numero 9. La gioia del Vangelo che riempie la vita, numero 21. La gioia che niente e nessuno ci potrà mai togliere, numero 84. Ora, la gioia non è contenuto usuale nei documenti papali. Non c'è nessuna enciclica dedicata alla gioia. Il Papa Francesco dice nei suoi discorsi a Santa Marta: noi cristiani non siamo tanto abituati a parlare di gioia, di allegria. Giovanni XXIII diede il titolo programmatico al discorso inaugurale del Concilio l'11 ottobre del 62, Gaudet Mater Ecclesia. Gioisce, è piena di gioia, si rallegra la Chiesa Madre, la Madre Chiesa. Di Paolo VI abbiamo la Gaudium et Spes, le gioie e le speranze, documento del Concilio che lui ha approvato e firmato. E poi abbiamo l'esortazione apostolica Gaudete in Domino del 1976, l'unico documento della Chiesa, dei Papi, che ha come tema la gioia. Gaudete in Domino, vi consiglio di andarlo a cercare, trovatelo sul Vatican Va, Paolo VI, Gaudete in Domino, e è un documento di una bellezza estrema. Ed è interessante che venga da Paolo VI, quello che era stato definito il Papa triste. Alcuni lo irridevano chiamandolo Paolo Mesto, e probabilmente in pochi si sono accorti che è stato forse o senza forse il più grande papa del Novecento, una mente acuta, raffinatissima, gestore di una rivoluzione culturale dalla portata immane. Chiunque altro sarebbe crollato, e gli sorrideva con bonarietà e con arguzia. Da molti fu incompreso e rifiutato per vezzo ideologico. Ma Paolo VI era un amante appassionato della Chiesa, apparentemente timido, fragile, ma di una solidità forte come una quercia. Ecco, la gioia, il contrario della gioia non è la tristezza. Il contrario della gioia è il tentativo moralizzatore. Papa Francesco denuncia i cosiddetti cristiani da salotto, i cristiani tristi, sfiduciati, scoraggiati, e dice molto chiaro nell'omelia a Santa Marta: con questi cristiani non si può portare avanti il Vangelo. Ridurre Dio a un accigliato poliziotto, custode della pubblica morale, è il peggior servizio fatto a Dio. Un Dio studente, gli studenti islamici, talebano, un Dio talebano, o un Dio dottore, dottore della legge, come gli ebrei, e il riferimento è sempre alla legge, se ci pensate, costruita dagli uomini, custode di esigenze e di interessi umani, in forza della quale legge, dice Gesù,
il Vangelo di Marco, voi siete capaci di eludere il comandamento e di annullare la parola di Dio. Il Vangelo non è un galateo morale e non è neppure un libretto rosso di Mao da brandire quando si va all'attacco e alla conquista degli altri. Qui De Giorgi parlerebbe di pedagogia della soglia. Il credente, nel dialogare, si ferma sempre con delicatezza e rispetto sulla soglia della coscienza dell'altro. E questo fa eco alla parola, prima lettera di Pietro 3,15, che dice: siate sempre pronti a dare risposta a chi vi domandi ragione della speranza che è in voi, ma questo sia fatto con dolcezza, con rispetto e con retta coscienza. Ed è questo il rifiuto chiaro e netto di qualunque tentativo di proselitismo ed è l'esaltazione della vera missione, che non consiste nel convertire gli altri, ma nell'annunciare, cioè nell'affidare la buona notizia, la gioia del Vangelo alla coscienza di lui. La fede nasce dall'ascolto e abilita all'annuncio, dice l'enciclica. Gaudium et Spes, documento del Concilio del 65, dichiara: la coscienza è il nucleo più segreto, il sacrario dell'uomo, dove egli si trova solo con Dio, la cui voce risuonerà nell'intimità propria. Ce n'è a sufficienza per rimandare a casa tutte i tentativi di fare del cristianesimo una ideologia. E dice il Papa nell'enciclica: la fede risveglia il senso critico, impedisce alla ricerca di essere soddisfatta delle sue formule, allarga gli orizzonti della ragione. Non è un rifugio per gente senza coraggio, ma è la dilazione della vita, la dilatazione della vita. E il Decalogo, numero 46, non è un insieme di precetti negativi, ma è un cammino della gratitudine, della risposta dell'amore, che è possibile perché noi stessi ci apriamo all'esperienza dell'amore di Dio. È molto chiaro, mi pare, che trasmettere la fede non vuol dire combattere contro le conquiste della ragione, ma affiancarle, promuoverle, farsi compagni di viaggio. Non è fuga dalla difficoltà, né tentativo di entrare in un contesto assopito, deresponsabilizzante. Non è separarsi dal mondo, ma guardarlo con simpatia, cercando di fargli vedere e provare che l'amore di Dio è davvero un elemento che trasforma la vita. Da ultimo vorrei accennare alla santità, allargare lo sguardo al tempo che viviamo, a questo secolo che abbiamo vissuto, e a me sembra che sia un secolo interpellato dalla santità. Dopo l'orrore delle guerre, tragiche come non mai, è arrivata la sfida della santità. Ci sono stati più santi e beati proclamati in questo secolo che in tutta la storia della Chiesa. Dopo l'errare delle ideologie e delle filosofie varie, dal marxismo al positivismo, al nichilismo e avanti, c'è stata la sfida della fede, come valore umanamente gestibile, lo snodo epocale, storico del Concilio Vaticano II, che nessuno poteva immaginare. Il Papa Giovanni si svegliò e disse: questa notte, mentre non riuscivo a dormire, ho pensato, ma forse sarà il caso di fare un concilio. Una cosa incredibile. E dopo lo smantamento, lo sbandamento, l'ammaccamento, il disorientamento della Chiesa, che sembra morta, moribonda, e invece è viva ed è giovane, dice il Papa, le vette dell'identità cristiana. Pensate che abbiamo un picco statistico di papi santi. In questi ultimi 66 anni, dal 39 in avanti, Servo di Dio, Pio XII, San Giovanni XXIII fra qualche mese, Servo di Dio Paolo VI, Servo di Dio Giovanni Paolo I,
San Giovanni Paolo II non era mai successo nella storia della Chiesa, se non nei primissimi secoli, qualcosa di così grande. E allora il Papa Cino sottolinea questo Dio Amen, questo Dio affidabile, questo Dio che tiene insieme i tempi, ed è ragionevole per noi avere fede in Lui. Non facciamoci rubare la speranza, dice al numero 57. Il mondo implode e soffoca per asfissia, per mancanza di speranza. Noi cristiani possiamo evitare la catastrofe. Se non lo facciamo, tradiamo Dio, il quale ci ha inviati come suoi messaggeri proprio a questo mondo, proprio in questo tempo e proprio in questa porzione di spazio. Grazie. Grazie a Padre Aurelio Mozzetta. Avete visto, io lo trovo straordinario perché ha questa dote, questa capacità di far capire in profondità a tutti quanti concetti molto alti, molto elevati, dando anche una visione molto pragmatica che tutti noi possiamo intuire nella nostra vita di tutti i giorni. E lo ringraziamo ancora di più perché ha fatto, come avete notato, anche un notevole sforzo, essendo influenzato, però ce l'ha messa tutta per farsi udire. Ancora per questo ora un doppio applauso. E prima di passare all'altro relatore, volevo dirvi che infatti la versione dell'enciclica commentata a cui ha fatto riferimento Padre Aurelio, questa Eta, dall'editrice La Scuola, su cui c'è anche appunto il commento del professor Fulvio De Giorgi, la potete trovare qui fuori da Stefano, della libreria Inchiostro, in vendita. E ve lo dico non per altro, perché Stefano, il nostro libraio, ha fatto un lavoro sovrumano in questa settimana, in questi 10 giorni, per rastrellare in mezza Italia le ultime copie rimaste, ne ha trovate 31. Dopo di queste pare che la casa editrice, essendo un'enciclica, non un libro, un romanzo, non ne stamperà più. Per cui chi avesse piacere di acquistare questa versione commentata poi la può trovare fuori, oltre anche ad altri libri che possono essere una buona idea per i regali del vostro Natale. Chiusa la parentesi, che pure ci vuole. Bene, allora diamo appunto la parola al professor Fulvio De Giorgi, in quanto la fede è una luce che illumina e ci permette di vedere delle cose senza la quale non ci accorgeremmo, e quindi anche la fede ci insegna. E allora, professore, ci illustri un po' qual è la pedagogia della fede. Grazie. Buonasera a tutti. Inizio con alcuni versetti del Salmo 119. Il Salmo 119 è molto lungo, è il più lungo tra i salmi. E io ne ho estratto alcuni versetti e ve li leggo. Indicami, Signore, la via dei tuoi decreti e la seguirò sino alla fine. Dammi intelligenza perché io osservi la tua legge e la custodisca con tutto il cuore. Dirigimi sul sentiero dei tuoi comandi, perché in esso è la mia gioia. Piega il mio cuore verso i tuoi insegnamenti e non verso la sete del guadagno. Ricordo il tuo nome lungo la notte e osservo la tua legge, Signore. Lampada per i miei passi è la tua parola, luce sul mio cammino. Mia eredità per sempre sono i tuoi insegnamenti, sono essi la gioia del mio cuore. La tua parola nel rivelarsi illumina, dona saggezza ai semplici. Desidero la tua salvezza, Signore, e la tua legge è tutta la mia gioia. La parola di Dio viene prima di tutto,
poi niente, poi ancora niente, poi ci sono le nostre parole. Questo salmo, che era molto amato tra l'altro dal beato Antonio Rosmini, era anche molto meditato dal Cardinal Martini. Sulla tomba del Cardinal Martini in Duomo a Milano ci sono alcuni versetti di questo salmo che ho prima letto: lampada per i miei passi è la tua parola. E questo salmo ci fa entrare nel ritmo dell'importanza della parola di Dio nella nostra vita di fede, respiro della nostra vita di fede. E come avete ascoltato, ci presenta la parola come luce sul cammino della fede e insieme come gioia. E allora io brevemente farò qualche piccola sottolineatura alla Lumen Fidei, ma anche all'Evangelii Gaudium, che padre Aurelio ha già prima ricordato. Anzi, qui ringrazio padre Aurelio che mi ha invitato tra voi questa sera qui al padre Monti, cioè a casa sua. Ecco, luce e gioia sono presenti nel Salmo e in qualche modo collegano queste due prime uscite magisteriali di Papa Francesco, l'enciclica e l'esortazione apostolica, l'enciclica Lumen Fidei e l'esortazione apostolica Evangelii Gaudium. Ecco, intanto la luce della fede. La luce della fede è una luce che deve illuminare e diradare le tenebre. Ma quali sono queste tenebre? Sono le tenebre del peccato, ma sono le tenebre delle conseguenze del peccato, e cioè delle sofferenze nel mondo, perché le conseguenze del peccato sono le sofferenze nel mondo. E allora i sofferenti, coloro che sono vittima di queste strutture di peccato, i sofferenti sono per noi, come ci ha detto Gesù nel Vangelo di Matteo, sono il volto su cui brilla il suo volto. Nei sofferenti noi vediamo la luce del volto di Cristo. Questo viene detto molto meglio di me da Papa Francesco al numero 57 della Lumen Fidei. La luce della fede non ci fa dimenticare le sofferenze del mondo. Per quanti uomini e donne di fede, i sofferenti sono stati mediatori di luce. I sofferenti sono stati mediatori di luce per gli uomini e per le donne di fede. Ora, il mediatore è uno solo, è Gesù, quindi evidentemente sui sofferenti è riflessa la luce di Gesù. Così per San Francesco d'Assisi il lebbroso o per la beata Madre Teresa di Calcutta i suoi poveri. E noi potremmo dire o per il padre Monte i suoi ammalati, ecco come ci ricorda anche quel quadro lì in fondo alla sala. Hanno capito il mistero che c'è in loro, cioè il mistero che c'è nei poveri e nei sofferenti. Avvicinandosi ad essi non hanno certo cancellato tutte le loro sofferenze, né hanno potuto spiegare ogni male. La fede non è luce che dissipa tutte le nostre tenebre, ma lampada che guida nella notte i nostri passi. Lampada ai miei passi è la tua parola. E questo basta per il cammino. All'uomo che soffre Dio non dona un ragionamento che spieghi l'uomo, che spieghi tutto, ma offre la sua risposta nella forma di una presenza che accompagna, di una storia di bene che si unisce ad ogni storia di sofferenza per aprire in essa un varco di luce. In Cristo Dio stesso ha voluto condividere con noi questa strada e offrirci il suo sguardo per vedere in essa la luce.
Cristo è colui che, avendo sopportato il dolore, dà origine alla fede e la porta a compimento. Ecco, questa visione allora di una luce della fede che non è fatta per abbagliare, non è fatta per eliminare le tenebre che ci sono nella nostra vita, perché le sofferenze noi le incontriamo, sappiamo che esistono, ma è la lampada ai nostri passi, quella che ci fa fare, se noi vogliamo, un passo avanti, perché ci fa accostare alla sofferenza, e nella sofferenza ci fa vedere Dio, altrimenti il nostro Dio è un idolo, è una caricatura di cristianesimo. Se non ci porta a vederlo nel povero, se noi non lo vediamo nell'avvolto del sofferente, la nostra non è fede, è ideologia ed è bestemmia. Questo è anche ripreso nell'Evangelii Gaudium. In questa esortazione apostolica il Papa ci dice: la fede, vedete Lumen Fidei, conserva sempre un aspetto di croce, qualche oscurità che non toglie fermezza alla sua adesione. Vi sono cose che si comprendono e si apprezzano solo a partire da questa adesione, che è sorella dell'amore. Al di là della chiarezza con cui se ne possano cogliere le ragioni e gli argomenti, non è una questione di chiarezza concettuale, è questione di essere a fianco, sorella nell'amore. In questo nucleo fondamentale ciò che risplende è la bellezza dell'amore salvifico di Dio manifestato in Gesù Cristo, morto e risorto. E la Lumen Fidei, sempre quel capitolo 57 su cui sto soffermando la mia attenzione, continua portandoci dentro le dinamiche della sofferenza umana per farci capire quale dinamica introduce la luce della fede. La sofferenza ci ricorda che il servizio della fede al bene comune è sempre servizio di speranza, che guarda in avanti, sapendo che solo da Dio, dal futuro che viene da Gesù risorto, può trovare fondamenta solide e durature la nostra società. In questo senso la fede è congiunta alla speranza, perché anche se la nostra dimora quaggiù si va distruggendo, c'è una dimora eterna che Dio ha ormai inaugurato in Cristo nel suo corpo. Il dinamismo di fede, speranza e carità ci fa così abbracciare le preoccupazioni di tutti gli uomini. Nel nostro cammino verso quella città, il cui architetto e costruttore è Dio stesso, perché la speranza non delude. Dunque, abbracciare le preoccupazioni di tutti gli uomini per aprire orizzonti di speranza. Questa è la missione del credente. Speranza per i poveri, per i sofferenti, speranza liberatrice che porta alla liberazione. Ma perché questo possa realizzarsi e non essere solo parole come quelle che io sto dicendo voi stasera, bisogna ascoltare il grido del povero. Come dice nell'esortazione apostolica, appunto, appena uscita, ogni cristiano e ogni comunità sono chiamati ad essere strumenti di Dio per la liberazione e la promozione dei poveri, in modo che essi possano integrarsi pienamente nella società. Questo suppone che noi siamo docili e attenti ad ascoltare il grido del povero e soccorrerlo. È sufficiente scorrere le scritture per scoprire come il Padre buono desidera ascoltare il grido dei poveri.
Ho osservato la miseria del mio popolo in Egitto e ho udito il suo grido a causa dei suoi sovrintendenti. Conosco le sue sofferenze, sono sceso per liberarlo. Perciò va, io ti mando. E si mostra sollecito verso le sue necessità. Poi gli israeliti gridarono al Signore ed egli fece sorgere per loro un salvatore. Rimanere sordi a quel grido, quando noi siamo gli strumenti di Dio per ascoltare il povero, ci pone fuori dalla volontà del Padre e dal suo progetto. Perché quel povero griderebbe al Signore contro di te e un peccato sarebbe su di te. E la mancanza di solidarietà verso le sue necessità influisce direttamente sul nostro rapporto con Dio. Se egli, il povero, ti maledice nell'amarezza del suo cuore, il tuo creatore ne esaudirà la preghiera. E allora, ecco che entrati in questo cammino di fede, illuminati dalla luce della parola, aperti a orizzonti di speranza, ci poniamo in ascolto, a questo siamo chiamati, il resto è letteratura, a porci in ascolto del grido del povero. E però il Papa continua e ci dice, nell'unità con la fede, la carità, la speranza, cosa fa la speranza? Ci proietta verso un futuro certo, che si colloca in una prospettiva diversa rispetto alle proposte illusorie degli idoli del mondo, ma che dona nuovo slancio e nuova forza al vivere quotidiano. Ma cosa sono questi idoli del mondo? Cos'è che blocca oggi il cammino? Quali sono le forme oggi? Non 50 anni fa, un secolo fa, 2 secoli fa, 3 secoli fa, oggi! Perché è molto più facile parlare dell'illuminismo, cose ormai, ma oggi non parliamo. Quali sono oggi le forme delle strutture sociali di peccato? Beh, appunto, se non facciamo ideologia, ma andiamo ad una visione di fede, ce lo dice il Papa nell'Evangelii Gaudium. In questo contesto, alcuni ancora oggi difendono le teorie della ricaduta favorevole che presuppongono che ogni crescita economica favorita dal libero mercato riesce a produrre di per sé una maggiore equità e inclusione sociale nel mondo. Sono le ideologie del neoliberismo. Questa opinione, che non è mai stata confermata dai fatti, esprime una fiducia grossolana e ingenua nella bontà di coloro che detengono il potere economico e nei meccanismi sacralizzati del sistema economico imperante. Nel frattempo gli esclusi continuano ad aspettare. Per poter sostenere uno stile di vita che esclude gli altri o per potersi entusiasmare con questo ideale egoistico, si è sviluppata una globalizzazione dell'indifferenza. Quasi senza accorgercene, diventiamo incapaci di provare compassione dinanzi al grido di dolore degli altri. Non piangiamo più davanti al dramma degli altri, né ci interessa curarci di loro, come se tutto fosse una responsabilità a noi estranea che non ci compete. Mentre i guadagni di pochi crescono esponenzialmente, quelli della maggioranza si collocano sempre più distanti dal benessere di questa minoranza felice. Tale equilibrio procede da ideologie che difendono l'autonomia assoluta dei mercati e la speculazione finanziaria. Perciò negano il diritto di controllo degli stati incaricati di vigilare per la tutela del bene comune. Lo sappiamo, ormai l'insegnamento sociale della Chiesa da Giovanni Paolo II sull'Istituto dei Socialis a Benedetto XVI fino a questa esortazione apostolica hanno individuato chiaramente nel neoliberalismo e nei suoi meccanismi di assolutizzazione idolatrica del mercato e del profitto un sistema sociale ed economico, come dice sempre il Papa al numero 59, ingiusto alla radice. E allora
dobbiamo ricordare che se Gesù è Messia, la prova della messianicità di Gesù, la prova che lui stesso chiede e dà, è l'annuncio del Vangelo, cioè la buona novella della liberazione, ai poveri. L'abbiamo sentito domenica scorsa a Messa, quando i discepoli di Giovanni vanno e dicono: ma sei tu il Messia, dobbiamo aspettarne un altro. Andate a riferire a Giovanni, ai poveri ha annunciata la buona novella. E lo stesso quando nella sinagoga di Cafarno gli fu dato il rotolo del profeta Isaia, la parola, lo spirito del Signore è sopra di me e mi ha inviato ad annunciare ai poveri il lieto annuncio, il Vangelo ai poveri. Oggi si compie tra voi questa scrittura. Oggi, adesso si compie questa scrittura per chi crede in Gesù di Nazareth, figlio di Dio. Per chi crede che Gesù di Nazareth è il Cristo di Dio. Per chi fa ideologia cristiana, tutto questo non importa. Ma se noi siamo cristiani, nella verità di una fede illuminata dalla parola, tutto questo ci tocca e diventa vissuto del lucernario incarnato nelle nostre vite. Per cui alla fine noi invochiamo: o Dio, tu sei la mia luce, Dio mio, rischiara le mie tenebre. Grazie al professor Fulvio De Giorgi, che ho apprezzato specialmente perché, pur mettendo in rilievo le sofferenze che ci sono nel mondo, alla luce della fede possiamo trovare anche un grande conforto. Mi piacerebbe proseguire poi, per la mia professione, per i miei studi, sull'aspetto economico e sociale. Ci sarebbe molto da dire, però adesso non vorrei fare un'altra conferenza su questo. Però solamente una cosa: in effetti c'è un indice, si chiama l'indice di Gini, che misura la concentrazione della ricchezza, o se volete per riflesso, della povertà. E oggi in Occidente, non ho il dato aggiornato perché non l'ho guardato recentemente, però qualche tempo fa, circa un anno fa, credo che l'abbia visto l'ultima volta, pensate che poco più del 20% della popolazione o barra gruppi imprenditoriali bancari possiedono quasi l'80% della ricchezza che c'è in Occidente. In Italia i primi 10 gruppi, 10 famiglie hanno più del 50% della ricchezza nazionale. C'è questa, in effetti, cattiva distribuzione della ricchezza che ci crea dei problemi che tuttora stiamo attraversando. Poi sulle teorie economiche si potrebbe aprire un altro capitolo, ma ripeto, non andiamo oltre. Comunque ringraziamo il professor Fulvio De Giorgi, anche perché ci è piaciuto avere in questa conferenza, fra tre relatori, due laici, perché noi del Club Don Sturzo, ancorché sia dedicato a un sacerdote, siamo totalmente laici e volevamo far emergere anche che la fede non è una cosa solo da religiosi oppure da laici, sì, ma che la vivono in una sfera intima, esclusivamente privata, nel momento in cui si va alla messa la domenica, ma è una cosa che determina la nostra vita, il nostro pensiero, il nostro modo di agire in tutti i momenti della nostra vita. Per questo, oltre al professor Fulvio De Giorgi, abbiamo invitato anche un altro laico, Marcello Bertoli, che oltre che a essere anch'egli docente nella storia antica, quando possiamo dire nell'epoca pre-cristiana, è anche imprenditore e quindi ci può, credo, portare il suo contributo per capire un po' come la fede era percepita nel mondo precristiano e nell'attualità odierna di un imprenditore che lotta per sopravvivere nella concorrenza globale. Allora do la parola al professor Marcello Bertoli. È una vera lotta quella che tutti i giorni dobbiamo affrontare nel quotidiano e quindi mi associo a quanto è stato detto da Carlo, che ringrazio per la perfetta organizzazione.
come ringrazio Padre Aurelio per l'ospitalità, nonché per l'ottimo intervento, e per il quale ringrazio anche il professor De Giorgi. E io sono stato chiamato a questo tavolo proprio per parlare, in qualità diciamo di storico greco, ma anche come uomo che tutti i giorni si sporca le mani nel quotidiano, quindi come imprenditore. E la prima parte di questo intervento, che cercherò di fare nel più breve tempo possibile, vista l'ora già tarda, si concentra proprio sull'aspetto storico, cioè di come la fede è intervenuta nella storia dell'uomo e ha determinato un certo andamento. Soprattutto perché anche io, come già Padre Aurelio ha avuto modo di sottolineare, ho avuto l'occasione di leggere l'enciclica nell'edizione che si citava prima, con il commento di Bruno Forti, e in quel commento in modo particolare si evidenzia come ci sia una fortissima differenza tra la concezione dell'uomo arcaico e la concezione dell'uomo, chiamiamolo, moderno, contemporaneo. E questo per arrivare a dire che la storia, la fede ha avuto il suo inizio proprio nella storia. E questo non deve stupire, lo vediamo dalla Genesi che lo testimonia perfettamente. Uno storico delle religioni del Novecento, Mircea Eliade, ha scritto negli anni 40 un testo intitolato Il mito dell'eterno ritorno, dove chiaramente esplicita questo argomento e mette in evidenza chiarissima la differenza esistente tra l'uomo arcaico e l'uomo moderno. Ma per capire meglio che cosa pensava, qui un po' generalizzo ovviamente, perché altrimenti scendendo troppo nei particolari si rischia di andare per le lunghe, che cosa caratterizzava questo uomo arcaico e il mondo arcaico, lo possiamo capire citando alcuni dei più grandi poeti dell'antichità. Penso ad esempio ad Esiodo, penso a Virgilio. In questi poeti si trova una chiarificazione di quello che per gli antichi era il modo di vedere, di concepire la religione, quindi che tipo di fede avessero. Per l'uomo arcaico, nel mondo antico, il punto di riferimento era il mito, e quindi la divinità che veniva spiegata attraverso il mito. La storia dunque, perché comunque si parla di storia, è una storia ripetibile senza limiti, sulla base di un modello primigenio. Questo modello primigenio è quello della cosmogonia, cioè della nascita dell'universo. Quindi il mito veniva considerato nel suo aspetto di legame molto stretto con il mondo reale. Ed è proprio questo, cioè la presenza del mito, che caratterizza la differenza con l'uomo moderno. In sostanza l'uomo antico aveva quella che potremmo chiamare una sorta di nostalgia per un tempo antico che prefigurava come ritorno. Il grande tempo, il tempo dell'età aurea, sempre citando appunto i poeti come Esiodo e Virgilio in modo particolare. Il gesto dell'uomo arcaico acquista un senso nel mondo reale proprio perché è una ripetizione di questa azione primordiale. E la storia degli dèi che ritroviamo nella mitologia classica rispecchia, ma non solo rispecchia, anticipa e spiega la storia degli uomini, ed è costruita proprio sulla storia degli uomini. C'è però un elemento di base che credo balzi subito all'occhio per chi legge questi poeti dell'antichità, cioè il legame fortissimo esistente tra questo uomo arcaico e un elemento esterno che ne condiziona la vita, cioè il fato. Il fato, in greco la moira, è un qualcosa che è una ruota, un ingranaggio che
gestisce la vita dell'uomo, che ne determina l'andamento nel bene e nel male, l'uomo è completamente dipendente da questa realtà che non può assolutamente controllare. E nel progresso, appunto, nella decadenza, nella vita e nella morte, in ogni caso l'uomo deve fare i conti col fato, con la moira. Capiamo perfettamente dunque che in questa visione l'uomo viene completamente deresponsabilizzato, non ha possibilità di gestire la propria vita, di agire nel presente per cambiare il futuro. È vittima della situazione nella quale vive. Mi viene in mente a questo proposito una frase che mi sono segnato di Dostoevsky, che invece fa capire perfettamente come la visione moderna sia esattamente l'opposto. Dostoevsky dice: io mi sento responsabile non appena un uomo posa il suo sguardo su di me, cioè è lo sguardo dell'altro che mi fa responsabile, mi rende responsabile, responsabile nel senso che io devo dare, nel senso etimologico del termine, devo dare delle risposte a queste persone che mi stanno attorno, solo lo sguardo, e quindi vuol dire che io posso determinare il mio modo di agire liberamente e consapevolmente sulla base di un criterio che è dentro di me, che è la coscienza, che ovviamente è dettata dallo Spirito Santo, ma è comunque un qualcosa che è dentro di me, non è un elemento esterno come il fato che gestisce la mia vita. Questa visione secondo la quale l'uomo arcaico, come bene è evidenziato nel primo capitolo dell'enciclica Lumen Fidei, questo uomo che è schiavo del fato, questa visione dell'uomo come schiavo del fato è in un certo senso un po' elevata a dignità da Platone, il quale appunto con la capacità dialettica tipica del suo periodo argomenta questa dipendenza dell'uomo e cerca di dare un senso alla realtà che l'uomo si trova a vivere tutti i giorni, costruendo tutta una serie di miti che però sempre hanno a che fare con l'elemento della creazione e che quindi servono a spiegare tramite il mito delle situazioni del reale. Si pensi al mito del Demiurgo, al mito di Teut, al mito della caverna. Sono tutti miti che servono appunto, come il mito della caverna, a spiegare ad esempio la realtà sensibile, il mito del Demiurgo a spiegare la nascita del mondo, a spiegare con i termini della dialettica tipica della Grecia del V-IV secolo queste realtà nelle quali però l'uomo è prigioniero. In un certo senso però è anche utile sottolineare che la realtà del mondo greco, e parlo del mondo greco perché è quello che nella parabola, diciamo, del mondo arcaico è quello che io conosco meglio, ci sono però degli elementi che lo differenziano rispetto ad altre epoche del mondo arcaico, perché ci sono state delle intuizioni che appunto lo hanno caratterizzato, e ne parlo a questo proposito proprio perché Platone ne è uno dei maggiori interpreti, ma di questo ne ha parlato anche lo stesso Benedetto XVI quando in quel discorso che poi non è riuscito a tenere all'Università della Sapienza nel 2008. Dice, e cito questo discorso, penso ad esempio, per menzionare soltanto un testo, alla disputa con Eutifrone, che di fronte a Socrate difende la religione mitica e la sua devozione. A ciò Socrate contrappone la domanda: tu credi che fra gli dèi esistano realmente una guerra vicendevole e terribili inimicizie e combattimenti? Dobbiamo, Eutifrone, effettivamente dire che tutto ciò è vero? In questa domanda, apparentemente poco devota, dice Benedetto XVI, che però in Socrate derivava da una religiosità più profonda e più pura, dalla ricerca del Dio veramente divino,
I cristiani dei primi secoli hanno riconosciuto se stessi e il loro cammino. Hanno accolto la loro fede non in modo positivista o come la via d'uscita da desideri non appagati, l'hanno compresa come il dissolvimento della nebbia della religione mitologica per far posto alla scoperta di quel Dio che è ragione, creatrice, ragione creatrice e al contempo ragione amore. Quindi in questa domanda che Socrate pone al suo interlocutore troviamo quella scintilla che poi il mondo cristiano ha sviluppato appunto nella, della indipendenza dell'uomo dalla figura mitica. E arriviamo quindi al concetto di Dio come ragione. Questo fa venire immediatamente in mente un altro discorso del Papa Emerito Benedetto XVI, che è quello di Ratisbona del 2005, credo, nella giornata mondiale della gioventù, nel quale lui chiaramente dice che, citando questi testi bizantini, chi agisce contro ragione agisce senza Dio, va contro Dio, e quindi il collegamento con il Vangelo di Giovanni, en arche eno logos, no? In principio era il verbo, dove verbo logos in greco vuol dire ragione, e il logos, ragione, era presso Dio, allora capiamo che il collegamento tra ragione e fede, e quindi luce, è perfetto. Ragione che permette all'uomo di agire liberamente. Ecco la differenza rispetto al mondo arcaico. Per concludere il ragionamento sulla caratterizzazione del mondo arcaico, allora possiamo dire che questo reale altro non è che una brutta copia di quel momento. Quel momento è il momento della creazione, il momento cosmogonico, no? Del mito iniziale. E nella ripetizione certi elementi diventano anche quasi normali, come normale ad esempio diventa la sofferenza, il concetto di sofferenza nel mondo greco. E mi vengono in mente a questo proposito le tragedie greche, Eschilo, Sofocle, Euripide, ma in particolare Eschilo, che teorizza, è un termine sbagliato perché lo esemplifica attraverso le sue tragedie, ma noi lo ricaviamo il concetto del pazeimazos, che in greco significa io soffro imparando, quindi l'elemento della sofferenza acquisito dall'uomo diventa uno strumento di conoscenza. Ma è acquisito dall'uomo non perché, come diceva il professor De Giorgi prima, è un qualcosa attraverso il quale io vedo la luce di Dio, ma semplicemente perché è ripetizione di un qualcosa che c'è già stato e quindi lo accetto. È l'ideale del saggio, quello che accetta il proprio dolore perché è uomo, non perché nel dolore vede la divinità. Quindi se ne ricava, come aveva già accennato anche padre Aurelio, che il futuro in questo uomo arcaico non esiste. È un uomo che non guarda al domani, che vive l'oggi in dipendenza di un qualcosa che è esterno da sé. E soprattutto non conosce la dignità della persona. La svolta si ha naturalmente con i profeti ebrei. Qui il concetto non è più quello di una storia ciclica, ma è quello quindi che ruota su se stessa, di età che tornano, ma di una storia lineare, quindi che guarda anche verso il futuro, soprattutto che guarda verso il futuro. Ed è la storia dove si manifesta Dio. Mi è piaciuto moltissimo il modo con cui Bruno Forti ha trattato l'episodio del sacrificio di Isacco da parte di Abramo.
Il sacrificio nel mondo, chiamiamo pure arcaico, ma inteso come paleosemitico, era inteso come un'usanza pienamente intelligibile, cioè pienamente comprensibile da parte dell'uomo, perché richiamava il gesto ripetitivo della cosmogonia. Quindi un rito capace di redimere una situazione del presente. Abramo però non lo vive in questo modo. Abramo lo vive come un gesto di fede. Abramo gioca se stesso, gioca la propria personalità, la propria persona, e mettendola in gioco si fida di Dio, e quindi si crea quel rapporto personale con Dio che è un unicum nella storia. L'uomo arcaico non aveva questo tipo di rapporto. Abramo può mettersi in gioco perché si sente chiamato, e si sente chiamato personalmente, per nome. Ecco che questo Dio non è il Dio di tutti, è il Dio di Abramo, è il Dio di Isacco, è il Dio di Giacobbe. È un Dio personale nel senso che chiama personalmente. Il vertice ovviamente si raggiunge con, come potete immaginare, con la rivelazione cristiana. Qui il Dio si fa carne, quindi entra nella storia, ed entra nella storia come uomo, ma è Dio. Quindi c'è una valorizzazione della storia e una valorizzazione dell'uomo che agisce all'interno della storia. L'uomo diventa soggetto di gestire liberamente il proprio presente con una visione futura. E quindi si valorizza anche il concetto di persona come appunto soggetto consapevole e libero nella storia. Questo Dio è un Dio nel quale è possibile credere. Bruno Forti usa questa espressione, è possibile credere, perché è un uomo molto vicino, è un Dio molto vicino all'uomo, perché l'amore che ha portato Dio a sacrificare il proprio figlio è un amore tangibile, che l'uomo capisce direttamente, non è vittima, ma ne è salvato, fino alla morte della morte, no? La morte in croce. Quindi alla concezione ciclica del tempo si sostituisce quella della linearità, e alla nostalgia di quell'uomo arcaico si sostituisce la speranza. Al punto numero 18 della Lumen Fidei, Papa Francesco dice: «La fede nel Figlio di Dio fatto uomo, in Gesù di Nazareth, non ci separa dalla realtà», e questo è il punto a cui volevo arrivare, «ma ci permette di cogliere il suo significato più profondo, di scoprire quanto Dio ama questo mondo e lo orienta incessantemente verso di sé, e questo porta il cristiano a impegnarsi a vivere in modo ancora più intenso il cammino sulla terra». Il Papa ci dice che il cristiano è chiamato, e qui si apre tutto il discorso sulla vocazione che ciascuno di noi come cristiano riceve nel momento in cui viene battezzato, il cristiano è chiamato ad impegnarsi nella vita di tutti i giorni, a impegnarsi al massimo. Perché? Perché siamo davanti a Dio, perché quello che noi facciamo lo facciamo in presenza di Dio, e se facciamo male quello che facciamo di fronte a Dio, mi dico come potremmo fare quello che facciamo di fronte ai nostri fratelli. Dobbiamo farlo bene, dobbiamo impegnarci a vivere fino in fondo il cammino sulla terra, a vivere nel mondo. Dicevo prima, io sono anche imprenditore, e imprenditore vuol dire sporcarsi le mani tutti i giorni con la realtà. Una realtà che ti chiama a volte anche a dei duri compromessi, a sofferenze, e quindi
Nonostante questo, però, si è chiamati ad impegnarsi, si è chiamati a vedere Dio in quello che, a vedere Gesù Cristo, il sofferente, in quello che succede tutti i giorni. Perché questo? Perché noi siamo testimoni, dobbiamo essere testimoni, dobbiamo testimoniare Gesù nella vita di tutti i giorni, perché dobbiamo renderlo visibile agli altri, a quelli che ci stanno vicino, ai nostri amici. Dobbiamo renderlo visibile al mondo con gioia, manifestando la nostra gioia. E quindi qui nasce quello che si diceva anche prima, la missione del cristiano, che è appunto quella di annunciare, no? L'enciclica lo dice bene, cioè si riceve l'abilitazione ad annunciare una volta che la fede, siamo stati illuminati dalla luce della fede. E in questa nostra missione siamo dei soggetti unici. Al punto 58 dell'enciclica, no scusate, pagina 58, punto 22, Papa Francesco dice: la fede non è un fatto privato, una concezione individualistica, un'opinione soggettiva, ma nasce da un ascolto ed è destinata a pronunciarsi e a diventare annuncio. Per chi è stato trasformato più avanti, in questo modo si apre un nuovo modo di vedere e la fede diventa luce per i suoi occhi. Questa luce che Dante, come dice Papa Francesco nella parte introduttiva, che Dante aveva descritto come una favilla che si dilata in fiamma poi vivace e come stella in cielo in me scintilla. Quindi è quella luce, io ho usato questo paragone già altre volte, perché una volta ho vissuto questa chiamiamola esperienza, però di solito succede quando noi stiamo in una stanza al buio e vediamo una piccola candela accesa e la nostra stanza è illuminata nel buio solo da quella candela, non vediamo nulla all'inizio perché siamo abituati alla luce dell'esterno appena entriamo nella stanza. Quando però ci abituiamo a questa luce, ci abituiamo quindi all'ascolto della luce, incominciamo a vedere e le tenebre si diradano. Ecco, la fede è un po' questo, no? Quindi all'inizio, appena riceviamo la vocazione, ripeto, vocazione da laici quali siamo, di cristiani di tutti i giorni, magari siamo un po' anche spaventati, ma poi ci abituiamo. E allora in questo senso riusciamo anche a vedere, appunto tramite la luce della fede, Dio nella realtà di tutti i giorni. L'altro giorno mi è capitato poi di leggere per caso, perché non è voltata voluta una lettura di questo tipo, un componimento poetico intitolato, titolo un po' pretenzioso, Instructions, in inglese, for a Living Life, istruzioni per una vita. L'autrice è una certa Mary Oliver e dice, brevissima: pay attention, be astonished, scusami per la pronuncia, pay attention, be astonished, tell about it. Fai attenzione, stupisciti, cosa che noi raramente facciamo oggi, ma che dovremmo fare proprio perché cristiani, stupisciti, raccontalo. Ecco il raccontalo. Non so nulla di questa autrice, ho cercato di documentarmi, ma non credo sia cristiana, o se lo è, buon per lei. Però è l'atteggiamento che noi dovremmo avere, no? Nei confronti della realtà. Quindi dovremmo stupirci delle bellezze del mondo, benché ci sia la corruzione, il peccato e quant'altro, e raccontarlo, quindi comunicarlo, quello che dice chiaramente l'enciclica. Ma cosa io comunico? Devo comunicare l'entusiasmo, la gioia, appunto, che si diceva anche prima, l'entusiasmo della mia vocazione, che deve diventare visibile agli altri. E come dicevo prima, non deve spaventarci questa vocazione che abbiamo ricevuto in virtù del battesimo, perché se pensiamo ai discepoli di Cristo,
non erano persone eccelse, non primeggiavano per cultura, sono andato un po' a vedere un po' caratteristiche di tutti questi personaggi, però sono personaggi che alla fine avevano anche poca fede, volendo ben guardare, no? Quante volte Gesù è costretto a rinfrancarli? Quindi, eccellevano forse nell'amare Gesù? Ma neanche quello, forse, visto come poi si è conclusa la vicenda che ben conosciamo. Quindi erano persone normali. Allora, quando noi riceviamo questa nostra vocazione, la riceviamo proprio come l'hanno ricevuta i discepoli, quindi come persone assolutamente normali. E in virtù di questa vocazione siamo quindi contenti e dobbiamo comunicare il Vangelo, perché è la testimonianza della nostra gioia. C'è un'altra frase alla quale io sono molto legato e che è di un santo dei nostri giorni, San José María Escrivá, che dice che noi dobbiamo fare tutto questo per lasciare traccia, che la tua vita non sia una vita sterile, dice in una delle sue opere, Cammino, sii utile, lascia traccia, illumina con la fiamma della tua fede e del tuo amore. E più avanti, incendia tutti i cammini della terra con il fuoco di Cristo che porti nel cuore. Ecco, è questo l'annuncio che noi dobbiamo fare, e lo dobbiamo fare impegnandoci tutti i giorni, come dice la Lumen Fidei, portando Cristo nel cuore, avendolo presente in ogni azione che compiamo durante la giornata, per quanto difficile, per quanto complicato, ma è la nostra vocazione. La nostra vocazione è cerca Cristo, trova Cristo, ama Cristo, sempre per citare lo stesso santo. Ricordiamoci poi che un altro episodio evangelico, e concludo, al quale io sono molto molto legato, è quello dei discepoli di Emmaus. Ricordiamoci che Dio non viene mai nella nostra vita imponendosi. Viene sempre appunto chiamandoci, ma noi siamo liberi di rispondere sì, come ha fatto Maria, ma di rispondere anche no. L'episodio dei discepoli di Emmaus è significativo perché Gesù ha camminato accanto a loro, ha fatto loro compagnia, ma poi a un certo punto dimostra di volersene andare, terminato il cammino. E allora, in quel momento, siamo noi che dobbiamo chiedergli di rimanere. Il Vangelo dice, resta con noi, perché si fa sera e il giorno già declina. Noi gli chiediamo di rimanere in forza della luce che riceviamo dalla fede. Emmaus è il mondo, dove il Signore ha aperto i cammini della terra. Grazie. Bene, e ringraziamo anche Marcello Bertoli. Riflettevo mentre parlava, parlo per me innanzitutto, e mi riconosco quante volte mi comporto in realtà da uomo arcaico nel rapporto con la fede, perché è più facile cercare un aggancio in qualcosa che è già stato visto, noto e ripetibile. E invece la fede è proprio un atto di fiducia. Credo che questa sera abbiamo imparato tante cose, sia dal punto di vista, diciamo, spirituale, ma anche culturale. Prima ho detto, abbiamo due relatori laici e uno religioso, ma non perché specifico abbiamo qualcosa contro i religiosi, Don Padre Aurelio, non ce ne voglia, non era in questo senso. Bene, a questo punto però, se c'è qualcuno che ha delle domande, ben vengano. Naturalmente il primo so che ha sempre il compito più difficile di rompere il ghiaccio. C'è anche il microfono a gelato che può
anzi Alberto, se glielo passate semmai. Nel frattempo ringrazio anche il Comune di Saronno che ci ha dato il patrocinio, e in particolare lo ringrazio nella persona dell'assessore Mario Santo che è qui presente. Grazie assessore. Allora, nessuno si è pronto per le domande, siete stati tutti colpiti e colpisce ancora la fede. Padorelio, vuole fare lei una chiusura, visto che nessuno ha domande? Poi nel frattempo ricordo che in questa casa, a me piace chiamarla casa più che istituto, fondato da un grande uomo di fede che non era sacerdote, ha cominciato così aiutando il prossimo, che è appunto il Beato Luigi Maria Monti, dove ci sono tante attività fra appunto la comunità religiosa, ma anche gli amici di Padre Monti, il Cestum, eccetera. Fra queste tante attività, vi ricordo, visto che siamo in avvento, l'8 di dicembre apre la mostra dei presepi, che sapete è una delle più belle della Lombardia e probabilmente anche d'Italia. Ora, se nessuno si prenota per le domande, darei la parola per una chiusura a Padre Aurelio. Ultima chance, se qualcuno fa domande lo dica ora o taccio per sempre. Ecco, se avete domande per favore non fatele. Prego, padre. Bene, ringraziamo voi per la presenza, sperando che questo momento sia stato portatore di qualcosa di sostanzioso per ciascuno di noi. Non vogliamo dare banalità per quanto è possibile, ma dobbiamo nutrire il cuore, la mente e la testa di bellezza, di contenuti che siano davvero validi, per i quali valga la pena perdere tempo e perdere anche il sonno. In questo senso ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questo cammino. Questo è il sesto incontro che noi facciamo intorno al momento della beatificazione del fondatore Padre Monti, il novembre dai frati, è l'ultimo momento appunto di tipo culturale e spirituale. Con questo concludiamo questo cammino e ci diamo appuntamento alla prossima volta. Ci saranno sicuramente nuove occasioni. Questa casa è aperta, assolutamente aperta allo spirito e alla cultura. Grazie a voi e buonanotte. Buonanotte, con l'occasione buon Natale a tutti, anche se manca ancora un po'. Scusate, no, fermi tutti, fermi, nessuno esca, non l'avevo visto, ecco, è arrivato anche... mi perdoni padre, ho peccato, non l'ho visto. Abbiamo qui, come aveva promesso... mantiene sempre le sue promesse, Monsignor Armando Cattaneo, il nostro grande prevosto di Saronno. Venga qui per un saluto almeno, non posso... No, risedetevi tutti immediatamente. perché... Ma nessuno me l'aveva detto, io non l'ho visto. Mamma mia, che figura che ho fatto, io se non faccio le mie gaffe. Benvenuto, Monsignor. Scusate, ma... perché mai risedervi dopo che vi siete appena sgranchiti le gambe? Io a questo punto finirei semplicemente come finisce Papa Francesco, sia l'un documento che l'altro. Vi leggo 4 righe della preghiera a Maria, perché lui termina tutti e due i suoi documenti con una preghiera a Maria. Semina nella nostra fede la gioia del risorto. Ricordaci che chi crede non è mai solo. Insegnaci a guardare con gli occhi di Gesù affinché Egli sia luce sul nostro cammino e che questa luce della fede cresca sempre in noi finché arrivi quel giorno senza tramonto che è lo stesso Cristo, il Figlio tuo, nostro Signore. E dalla Evangelii Gaudium: Madre del Vangelo vivente, sorgente di gioia per i piccoli, prega per noi. Amen, alleluia. Lo dice lui, eh? Amen, alleluia. Grazie.
ero qui dal primo minuto perché ero molto interessato a quello che si stava dicendo. No, le chiedo scusa, e ma veramente stato... non l'avevo vista. No. Avevo preparato. Sto solo dicendo che avendo preferito questo a una cena, mi sognavo che lo dicessi. No, ma in effetti, stia qui. Devo dire che da salonese dalla nascita siamo molto fortunati come salonesi da un anno e mezzo ad avere un prevosto come appunto Monsignore Armando Cattaneo, che come sapete ultimamente qualche prete è stato destinato in altre località ed egli deve fare veramente, poi dicono che non ci sono i miracoli, deve fare i miracoli per essere sempre presente sul territorio. Devo dire che ha fatto veramente, diciamo, un sacrificio stasera, che siamo in un momento d'avvento. No, un piacere, non un sacrificio, un piacere. Grazie Carlo. Grazie a lei, grazie a Monsignor Armando, il nostro pastore della comunità pastorale Crocifisso Risorto. Grazie a tutti ancora e buon Natale.